non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Io vi saluto e vi presento oggi la nostra super predicatrice che parlerà di cura d'anima, una donna spettacolare, una donna che sa cambiare, un'amica, figlia, una persona speciale per me, il pastore Diana Agliotti, che insieme a Antonella porteranno la parola oggi in questo gospel e anche nel pomeriggio, quindi non mancate anche alle 5. Che bello questo caloroso, veramente grazie ci serve. Per le... Mi fai una seduta di cura? Sì. Dai, ciao, possiamo. Poni le mani. Ne abbiamo fatta una in bagno adesso, ma non era per noi. Che forte, eravamo in bagno un secondo, fra la lode e la... Scusa, io vi volevo fare una domanda. Era molto pertinente, veramente. E dai, ve la diciamo? Al volo. Cosa? Dimmi quello che vuoi. La domanda era questa, non dico la persona, il peccato ma non il peccatore. Allora, la domanda era, ho quasi investito un bambino l'altro giorno per strada e non è successo niente, grazie a Dio non è caduto dalla bici, ma questa cosa mi ha toccato così tanto che ho pianto tutta la settimana. Ecco, la nostra risposta in 2 minuti di seduta fra la lode e la predica era questo. È qualcosa di tuo, quindi non è successo niente, potevi ridere, scherzare e dire che bello, ma dato che ti ha fatto così piangere, è qualcosa collegato alla tua vita. O che tu hai fatto male a qualcuno e hai paura di rifarlo, qualcuno che ha fatto male a te, infatti la persona ha detto sì. E tutto quello che ci tocca è nostro, ok? Ricordatevelo, qualsiasi cosa, dalla più bella alla più brutta, è tuo. E tu lo devi collegare alla radice di quello che ti tocca, non all'oggi che non è successo niente, ma alla radice. Se arrivi alla radice e riesci a elaborare il lutto, perdonare e rielaborare, allora poi potrebbe risuccedere la stessa cosa e sei a posto. Bene, ok. Allora, intanto volevamo, prendete il nostro numero, 388-123, perché abbiamo una community heart molto carina. Se vi piace quello che vi stiamo presentando stasera, noi ogni sabato in questa community gratuita su WhatsApp mandiamo delle piccole pillole di cura d'anima che devo dire sono molto efficaci anche se li date ai vostri amici non credenti, perché sono profonde, simpatiche e non religiose, ma c'è anche sempre un qualcosa di Dio. Ok, allora hai visto Gianni e Pinotto? Esatto, infatti volevamo iniziare prima di tutto ringraziando il pastore Roslen, certo. Grazie, no ma grazie veramente, più di quanto pensi, grazie davvero, esatto. E poi volevamo ringraziare che senza di loro noi non siamo nulla. Niente. I nostri coniugi, senza pastore Gianni Dario e Sergio. Grazie. Grazie veramente perché per tutto il sostegno, l'aiuto e soprattutto veramente sia le preghiere che anche poverino Sergio si tiene tutti quando noi andiamo in giro. Quindi veramente grazie dal palco. Allora, oggi noi vi vogliamo parlare di dire addio. Noi siamo due counselor professioniste e trattiamo le cose del cuore, aiutiamo le persone un po' a ricostruire quello che non torna nella loro vita, no? Li seguiamo nei loro percorsi interni, li accompagniamo, glieli facilitiamo, aiutiamo la gente a mettere in ordine le cose, perché sapete, le nostre storie si possono riscrivere. Questa è la verità. Amen. Ma a volte ci sono degli step esageratamente dolorosi che noi dobbiamo per forza affrontare, perché se non li affrontiamo non riusciamo ad andare oltre e continueremo a camminare nella nostra vita, però ogni tanto ci gireremo. Questo vuol dire che non saremo mai perfettamente proiettati nel futuro, ma rischieremo anche di inciampare, perché il nostro sguardo da qualche parte sarà sempre girato dietro.
Quindi, quello che noi vi vogliamo dire oggi sono delle cose che noi stesse abbiamo imparato. Mi cambi la slide. Ok, cominciamo da questo versetto. Dimmi. Stavo facendo una prova. Ah, ho visto. Ah, questo. Ok, va bene. Io ti rispondo, però non so come rispondere. Morte e sepoltura di Sara. Se andate in Genesi 23:1-4, ora Sara visse 127 anni. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nel paese di Canaan. E Abramo entrò a far lutto per Sara e a piangerla. Poi Abramo si alzò dalla presenza del suo morto, parlò ai figli di Het dicendo: «Io sono straniero e avventizio fra voi, datemi la proprietà di un sepolcro fra voi, affinché possa seppellire il mio morto e togliermelo davanti agli occhi». Perché questo è necessario. Come vi ho detto prima, è uno step necessario. Noi dobbiamo avere il coraggio di andare oltre. Invece, tantissime volte, in tante aree della nostra vita, noi non riusciamo a fare davvero passi in avanti. Cioè, pensiamo che è tutto ok. È tutto ok perché non ascoltiamo davvero, a volte, il dolore della perdita. E allora, in qualche modo, nell'emotivo, rimaniamo lì. Rimaniamo fermi invece di continuare ad avanzare. Ci sono persone che conosco io personalmente o che abbiamo conosciuto nei nostri colloqui con appunto i clienti che arrivano, che magari stanno ancora pensando a una storia d'amore vissuta 20 anni prima. La loro vita è andata avanti. Magari oggi hanno figli, sono sposati, fanno un sacco, 100.000 cose, ma da qualche parte c'è un pezzo del loro cuore che è ancora rimasto legato a 20 anni prima. L'importanza di seppellire il tuo morto. Che la mia morto domanda devi è, seppellire oggi? Qual è il tuo morto oggi? Sì, è così. A noi saremo intercambiabili. Ok. Mi dai... Qual è? È questo. Vabbè, ti piace questo? Lei così. No? Sì. Questo. Sì. Noi vi parleremo di cosa abbiamo imparato noi sul dire addio, sulla nostra pelle. A noi piace parlare così, cuore a cuore, non ci piace parlare con la testa. Quindi useremo degli esempi delle nostre vite per farvi capire cosa noi personalmente abbiamo imparato. Questa non è una lezione di psicologia, non siamo qua per parlare di questo, altrimenti dovremmo scendere in altri dettagli che non ci interessano in questo momento, ma vi vogliamo parlare di questo. Il primo principio che vi vogliamo illustrare è questo: ci sono addii forzati e altri necessari, ci sono addii voluti e altri subiti. Siete d'accordo? Io scommetto, no, non scommetto perché non si scommette, ma io sono certa che tutti quanti noi ci possiamo rivedere in uno di questi addii. Per addii forzati noi intendiamo, per esempio, le cose che vanno, ad esempio, contro la parola di Dio. Ci capita di ascoltare le persone che ci raccontano, e guardate, è comune, purtroppo mi viene da dire, di essersi innamorate fuori dal matrimonio. Hanno conosciuto un uomo o una donna che non è il proprio marito o la propria moglie, il cuore si è legato a quella persona, ma non è ok, perché non sta nella parola di Dio. E c'è gente che si è spezzata il cuore per stare nella retta via. Questo è un addio forzato, perché il tuo cuore vorrebbe andare in una direzione. A quanti di voi è successo? Che il tuo cuore vuole andare in una direzione, ma in realtà Dio ti tiene fermo nella situazione giusta. A nessuno? Ah, a qualcuno sì, meno male. Ci sono addii necessari. Gli addii necessari sono quelli che tu devi dare. Per esempio, la morte di una persona cara. Quando muore qualcuno, è un addio che tu dovrai dare. Ed è necessario per la tua vita. Devi fare come Abramo. Ti devi alzare e devi andare. Altrimenti rischi di passare tutta la tua vita a guardare quello
senza poterti riprendere. Questo è un addio necessario. Ci sono addii voluti. Gli addii voluti sono quelli in cui tu decidi magari di interrompere una relazione che è tossica per te e decidi volutamente di dire addio a quella persona o anche a quel lavoro. Vi è mai capitato? A me ultimamente è capitato di dire addio al mio lavoro che non era più quello che volevo. E poi, secondo me, forse il peggiore è l'addio subito. L'addio subito è quello di quando purtroppo qualcuno ti dice addio. Vi è mai successo? A me sì. Ok. No, ti volevo mettere alla prova. No, invece. Allora, io vi voglio parlare un attimo di una fase della mia vita, appunto alcuni già lo sanno, ma non importa perché voglio fare comprendere dei principi. Ed è quando avevo 12 anni e mezzo e c'è stato il divorzio in casa mia. Anto, dove vai? Dai, vieni qua vicino a me. Non scappare via, è fra un po'. Ah, io sto vediamo così. Che piano piano esce dalle due porte. questo divorzio mi ha rotto il cuore. Come, chi è figlio di divorziati? Cioè, tutti, ovviamente, quasi praticamente. Lo so. Però tanti lo sono, invece, veramente. Magari in chiesa no, ma è così. E cosa è successo? A quest'età io non volevo che mio padre uscisse di casa, assolutamente, non volevo nessun divorzio. E ero così piccola, infatti noi amiamo quando nei seminari ci arrivano ragazzi, ragazze di 14 anni. Avessi saputo io all'epoca quello che poi ho imparato tanti anni dopo con tanto altro dolore aggiunto. Perché quando tu sei piccolo, e tutti noi siamo stati piccoli, e sappiate che stiamo raccontando le nostre storie affinché voi possiate attingere alla vostra, ok? Quindi mentre noi parliamo, fatevi portare dallo Spirito Santo per dove avete bisogno voi di andare. Perché oggi il titolo di questa predica è dire addio. E quindi il vostro sarà un addio personale. E quando si è così piccoli non si riesce a decodificare le cose e si fa un pasticcio unico. Cosa è successo? Non riuscendo a decifrare questa ferita enorme, che mio padre poi non era più in casa ma è andato a vivere con un'altra donna che aveva un'altra figlia, due persone meravigliose, però che non appartenevano al momento alla mia vita, la ferita dentro di me ha prodotto un'emozione fortissima che per me è stata la rabbia. Infatti, il secondo principio è questo. Il lutto che non è smaltito, la perdita che tu non hai smaltito quando eri piccolo, questo viene coperto da un'emozione più o meno forte che può essere tristezza, solitudine, amarezza. Per me è stata la rabbia. Io talmente non sapevo gestire, ho chiuso, ho spinto e voglio anche dire una cosa importante su questo, che ricordiamoci, metà delle cose che ci fanno male sono quelle che noi subiamo. Io ero figlia e ho dovuto subire un divorzio. Con gli anni poi ho imparato che non è mai colpa di nessuno se si divorzia, sono cose che possono capitare nella vita, assolutamente. Però metà era che io stavo subendo una cosa, l'altra metà, e veramente aprite bene le orecchie perché questa cosa, ho detto, questo sbaglio non lo devo fare più, è come io ho reagito. Quindi papà è andato via e io l'ho abbandonato due volte di più, gli ho tolto la parola e ho scattato un meccanismo di rabbia così grande dentro di me, non volevo più parlargli, veramente. Cos'è che mi ha ferito? Che lui non c'era più, sì? Cos'è che mi ha ferito? Che io ho aggiunto dolore al mio dolore. Vi è mai capitato di aggiungere voi stessi, su voi stessi, dolore sul vostro dolore?
se io potessi tornare indietro, io probabilmente mi butterei sulle sue vesti e gli direi: ma io non voglio che tu vai via, cioè vediamo di trovare una via di mezzo, non voglio buttarti anch'io fuori dal mio cuore, no? Anche se tu sei uscito di casa. E quindi questo da adulti noi non dobbiamo ripeterlo. Se oggi uscite, ok, e qualcuno vi pesta il piede, state attenti alla vostra reazione, perché può aggiungere dolore su dolore, e noi non vogliamo questo. Cosa è successo? La verità è che, ok, quindi la ferita si è tramutata in rabbia. Sappiate che la grande rabbia nasconde la grande ferita. Più la ferita è grande, più la rabbia è grande. E la cosa incredibile è questo. Allora, voi vi arrabbiate con qualcuno che non vi ha fatto niente? No. Almeno che la rabbia è vostra, di un'altra ferita. Quindi, cosa succede? Se tu guarisci la ferita, la rabbia scompare. La rabbia è come qualcosa, come la tristezza, come l'amarezza, sono tutte emozioni sovrapposte che ti proteggono la ferita. Ed è per quello che noi, quando portiamo in giro per tutta l'Italia il seminario della rabbia, cosa che riproporremo il 24 marzo, vi consiglio di non perderlo, noi facciamo spaccare la rabbia e arrivare al dolore. Perché poi quando piangono, quando si arriva al dolore, la ferita si scioglie e la rabbia scompare, perché la rabbia è appoggiata alla ferita, ok? Cosa succede? Tutto quello che tu non hai elaborato da piccolo è come dentro di te, io lo voglio chiamare come dei sacchetti di dolore, che poi ti salgono. Ti è mai venuto che stai guardando un film? Allora, io e lei stiamo guardando una serie su Netflix che non sappiamo come andrà a finire. Pazzesca. Ci tiene no, così però, da... No, non diciamo il titolo. Non lo diciamo, no, ci no. tiene così anche da Anche se un non po'. È però tutto ormai, per cui è meglio non dire niente. No, perché anche la cosa più pulita c'è sempre una sbavatura, sono un pastore, non ve lo posso è dire. Vero. È molto pulito. E cosa succede? Una parte tocca a me e mi viene da piangere. L'altra parte tocca a lei e a me non mi viene da piangere. Ed è la stessa cosa con voi. Perché? Perché state andando a toccare, io per esempio, che ne so, magari vedevo, adesso non più, un padre che abbracciava una figlia, andava a toccare quel sacchetto di dolore che io non ero riuscita a smaltire. Ok? Quindi questi sacchetti di dolore però vi boicottano la vita. Perché quella chiusura che io ho avuto nei confronti della fiducia di un padre, cioè di un uomo, e poi l'ha pagata Dario nel matrimonio, detto così, in modo semplice. Vi è mai capitato? Guarda che... Io sorrido perché... Ah, ci dobbiamo sposare, che bello, non sarò più sola, adesso sarà tutto perfetto. No, non solo hai i tuoi problemi, pure quello dell'altro. E l'altro non ha solo i suoi, pure i tuoi. Pensateci bene, mi raccomando. Chi è single qui? Okay. Tenete duro se siete single. Sto esatto. Scherzando. Ok, adesso, le altre, una volta, e concludo la mia parte con questo e passo la palla ad Antonella. Una volta, cosa è successo? Quindi io ho chiuso con mio padre, rabbia, non ne voglio parlare. Però anni dopo... E cristiana a questo punto, sono tornata a casa della mamma, neanche la mamma sa di questo, sono tornata a casa dove abitavo e avevo ormai 21 anni, quindi insomma era passato tanto tempo. D'un tratto entro nella mia cameretta, mi viene un pianto e dico: ma caspita, ho 21 anni, un pianto, e sapete, non sono stata cattiva con me stessa, perché tanti, questo è un altro principio di cura d'anima, sono cattivi con se stessi, no, guarda, ancora qui, a 21 anni, invece no, se c'è qualcosa, fallo uscire, lo devi buttare fuori, per poi piantare qualcosa di buono, buttare fuori il male e introiettare il bene. Quindi,
Mi sono chiesta, ed è quello che chiediamo a tutti i clienti quando iniziano a piangere, se le tue lacrime potessero parlare. Ma questa domanda io la faccio a voi oggi, adesso. Se le tue lacrime potessero parlare oggi, adesso, cosa direbbero? E le mie dicevano, mi manca, I miss dad, mi manca il papà. Era pianto anni dopo, ma intanto stavo guarendo. Quindi se non lo fai prima, la vita ti riporterà a poter guarire dopo. E l'altra cosa, il terzo principio, è... È mio questo qua. Sì, lo vuoi dire tu? No, no, è tuo, sì, è mio. Mio. Di chi è? Questo è mio. No, non è tuo. Scusate, noi litighiamo spesso. È mio. Hanno sbagliato. No, 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 va bene. Questo è mio. Ok, a posto. No, non me lo ricordo, è tuo. Ok. Dovete sapere che io e Antonella ci divertiamo un sacco. Oggi lei è emozionata, quindi... Intanto bevo per la essere più parte, intelligente, la sua parte, ce la posso fare. Però se siete nelle community potete ridere con noi ogni sabato, vi garantisco che è una terapia anche quella. Ma guarda che non è tuo, è mio. No, okay. Cosa? Quello è mio, però se vuoi lo puoi usare. Che con Dio puoi riscrivere il tuo emotivo. E oggi, ok, quando ci ricapitano cose simili, noi siamo chiamati a cambiare le variabili, ok? Per esempio, se qualcosa mi riportava indietro a quel giorno dove mio padre è uscito di casa e io ero in cucina e ho visto la scena di papà che è uscito, mai più è tornato, io ero sola, non avevo Dio, ero proprio sola e ho scelto di chiudere per il dolore. Ma noi oggi, a tempo a distanza, sappiate che voi potete scegliere di, come dire, ritornare nel passato e cambiare la vostra, il vostro responso emotivo. Io, in una sessione di cura d'anima che ho fatto anni dopo, mi sono rivista in cucina e ho invitato Gesù. E quel fatto mi ha guarito da un pezzo della solitudine che era entrato nel mio cuore in quel giorno. E questo è in potere vostro. Noi abbiamo il potere della preghiera, abbiamo il potere dello Spirito Santo, abbiamo questa grande grazia che può entrare e cambiare. Quindi non ero più sola, non avevo più bisogno di difendermi, posso abbassare la rabbia e posso vivere tranquillamente nell'oggi e guarire oggi le cose del passato. Bene. Questo è tuo. Sto chiedendo la slide. Ce n'è un'altra là? Va bene, ok. No, ma questa proprio non è nostra. Sì, esatto. È nostra perché l'hanno aggiunta sì. Dopo. Ok, va bene. Salmo 74 comunque, non 70, va bene. Niente, stamattina è così. Quando il mio cuore era amareggiato, io mi sentivo trafitto internamente... Ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Mi cambi la slide. Vi è mai capitato di non riuscire a dire addio ad una relazione? Qualcuno dice sì. Sì. Sì, capita spesso. Capita in ogni relazione, relazione d'amicizia, relazione d'amore, relazione di discepolato. Sappiate che tutto ciò che noi viviamo si basa sulla relazione, quindi sullo scambio tra due persone. Ma vi voglio raccontare questa breve, piccolissima testimonianza che mi riguarda in maniera particolare ed è questa. Io quando avevo 15 anni ho avuto un fidanzatino, il mio primo fidanzatino, guardate il mio sorriso. Ti amo, Sergio, non ti preoccupare. Il mio primo sono passati tanti anni, sono passati 30 anni, sì. Ci vediamo dopo l'aspetta la po'. Il mio primo fidanzatino dei 15 anni. Chi ha avuto il fidanzatino dei 15 anni? Oh, via. Com'era questo amore? Era un amore fresco, folle, che non si poteva controllare, che lo dovevi vedere e sentire tutti i giorni, che guarda, non potevi stare lontano da lui. Li hai emozionati? Li ho emozionati. Il primo amore, il primo amore non si scorda mai, questo è un dato di fatto. Anche per te, lo so che con la ballerina poi anche tu, va bene, dai. Allora, quindi, poi dopo facciamo i conti.
L'incapacità di dire addio, cosa è successo in questa relazione? Io ho conosciuto questo ragazzo bellissimo, meraviglioso, intelligente, sensibile, alto, con gli occhi verdi, accerbiato, con i muscoli, che suonava... Che sciocchina che sei. Ma era veramente un ragazzo speciale. Allora, cosa è successo? Ci siamo fidanzati quando io avevo 15 anni. E a un certo punto lui, però, che era un pochino più grande di me, si è iscritto all'università, quindi è partito. Ma nel frattempo eravamo stati insieme già 3-4 anni, quindi un rapporto veramente molto profondo, molto bello, con delle basi di allegria e di gioia che secondo me si provano a quell'età, un po' di incoscienza. Lui parte, va via. La relazione un pochino si incrina, perché la lontananza non è che aiuta, anzi, no, la lontananza fa un po' male. Ma a un certo punto lui mi comunica che la nostra storia era finita e che sarebbe non solo partito, diciamo, per un'altra città italiana, ma anche per l'estero. Ma io ho gestito molto male questa separazione da lui. E cosa mi succedeva? Che quando lui rientrava, io non riuscivo a non vederlo. Quindi lui partiva, aveva fatto la sua vita, ma io invece ancora lo aspettavo. Vi è mai successo? Sì, ecco, vedo che sì. Perché succede questo? Mi cambia la slide. Per una cosa che noi insegniamo alle persone, che si chiama la teoria dei buchi di Almas. Ok, ascoltatemi bene perché questo vi può davvero aiutare a comprendere come funzioniamo e come funzioni tu in maniera particolare. Ognuno di noi cammina nel mondo con dei buchi emotivi che vengono dalle ferite del passato, di quando eravamo piccolini. Quindi noi ci muoviamo con dei buchi, il buco dell'allegria, il buco della solitudine, il buco della mamma, il buco del papà, ok? Ma non ce ne rendiamo veramente conto perché non siamo davvero abituati a lavorare sul nostro emotivo. Quindi ci muoviamo, camminiamo, ok? E in fondo siamo in cerca di qualcosa. Cosa succede? Arriva il fidanzatino dei 15 anni. O dei 20 anni, o dei 30 anni, o dei 40 anni, perché o i buchi ci anni. Sono. Degli 80 anni, mizia. Guarda, esistono. È vero, che coraggio, 80 anni ancora, vabbè, insomma, ognuno. Quindi, dico, non basta. Guarda, io... 80 anni, però, ok. Quindi, ci muoviamo nel mondo con questi buchi. Cosa succede? Arriva il mio fidanzatino, il tuo fidanzatino, Domenico si chiamava. Cosa succede al mio cuore? Cosa succede al tuo cuore? Ti senti completo. Quanta gente sentiamo dire ho trovato l'uomo della mia vita, mi sento finalmente completa. Ho trovato la donna della mia vita, mi sento finalmente completo. È veramente così. Perché? Perché così? Perché quella persona sta riempendo il tuo buco. Cosa succede quindi? Che tu ti senti riempito da qualcosa che però viene da lui. Allora, quando la relazione finisce e Domenico parte e va fuori, io piango e mi sembra di piangere perché mi manca Domenico. In realtà, invece, io sto piangendo perché sto tornando in contatto con il mio vuoto. Se noi riusciamo a comprendere questo, mi cambi la slide, sarà più facile riuscire a dire addio a delle relazioni che poi alla fine non hanno più ragione di essere. Perché la mia relazione con questo ragazzo non aveva più ragione di essere, ma il mio cuore era fermo, io mi ero congelata perché mi sembrava di volere proprio lui. In realtà non era così. Io stavo cercando qualcosa di me che non trovavo. Quindi, qual è il tuo vuoto? Su cosa ti muovi? Qual è il tuo bisogno che tu stai tappando con la presenza di tuo marito, tua moglie, i tuoi figli e il tuo lavoro? Perché succederà, e sono sicura che è già successo a ognuno di noi,
che le cose si spostano, le persone si spostano, il lavoro cambia, il marito magari non è più esattamente quello che era 20 anni fa, la moglie anche, i figli crescono e dentro di noi qualcosa trema. Trema. E siamo convinti che è per l'altro, ma in realtà è per noi. Noi tremiamo perché rientriamo in contatto con il nostro dolore, che non siamo riusciti ad elaborare. E qui veramente l'importanza di Dio. Quando tu finisci una relazione, la cosa migliore da poter dire è questo: io apro le mani. Cioè, Dio, tu me l'hai tolto, oppure è andato via anche senza così, è andato via, io non farò chiodo schiaccia chiodo, io resterò con il, a contatto del mio vuoto e piangerò al massimo e pregherò e digiunerò finché Dio riempia quel vuoto. E quando tu sarai pieno di Dio, questa è la relazione perfetta. Facciamo che fossimo fidanzati. Dalla pienezza della mia pienezza io ti do, dalla pienezza della sua pienezza lui mi dà. Non dal mio vuoto io chiedo e dal suo vuoto lui mi chiede. Questa è la perfezione, dall'abbondanza di Dio. Però sapete, ci vogliono... Com'è che lo posso dire? Gli attributi? Brava. Oh, grazie. Ci vogliono, ci vogliono gli attributi a volte per non andare a subito sostituire quello che ti sta mancando, ma è solo temporaneo. Solo Dio può riempire tutti i tuoi vuoti, tutte le tue perché carenze. Perché cosa succede? Succede che noi investiamo nelle relazioni, quindi abbiamo sogni. Abbiamo aspettative e quindi diventa tutto un putpurri di cose che non riusciamo davvero a gestire nel momento in cui la persona si sposta. L'ideale è avere un compagno, una compagna, cercare qualcuno, desiderare qualcuno nel momento in cui non ne hai bisogno. Quello è il momento giusto, quella è la base della relazione sana. Amen. Esatto. E adesso vi voglio parlare del mio gatto, Milù, gatto storico. Chi ha avuto un Milù? Erano magari i cugini, i fratelli gemelli. Benissimo. Allora, Milù, non ridete. Chi ha pianto mai per una morte di un gatto, di un cane, di un... Ok, perfetto. Tutti gli umani. Milù è stato il mio gatto storico. Da quando ero piccolina, a Milano 2, crescendo, e poi sono andata anche all'università e lui era ancora lì, ho fatto tutte le operazioni e lui era ancora lì, insomma, ha vissuto veramente tanti anni con me e a un certo punto è morto. Il giorno che è morto io avevo una tristezza, questa perdita che voi dite, vabbè, cosa vuoi che sia, no? Chi c'ha un animale lo sa. È stata molto profonda e mi ricordo che mi sono messa sul divano di casa, la mia ex casa, e ho iniziato a piangere. Grazie a Dio ero già credente e mentre piangevo è come se d'un tratto Dio mi facesse rivedere tutti i momenti in cui c'era il divorzio, il gatto era con me, ho fatto l'operazione, sono andata all'università, sono tornata dalle prime cose che ti rompono il cuore, insomma, tutti i passaggi dove il gatto è sempre stata un'incredibile presenza e consolazione, capite, in casa mia, perché è così, a volte uno si sente solo anche in casa sua. E quindi Dio quel momento mi ha parlato e mi ha detto: ogni buon regalo, Giacomo 1,17, ecco, Giacomo 1,17, ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre. È così. Ci saranno regali che Dio ti fa, sarà un gatto, sarà una persona, sarà un amico, sarà un'amica, sarà una chiesa, sarà un posto, sarà un lavoro. Ma non tutte queste cose noi ce le possiamo portare tutta la vita e dobbiamo riconoscere la differenza e dobbiamo saper lasciare andare
quando è il tempo di lasciare andare. Se mi cambi slide, il sesto principio è questo: ci sono regali per tutta la vita e ci sono regali per un tempo. Quando porti un regalo fuori dal tempo, poi marcisce. Quanti regali fuori dal tempo avete portato voi? Avete provato a portare a forza fuori da... No, perché non voglio che questo finisca. Ma tu lo sai nel tuo cuore che doveva finire. E l'hai trascinato. E quando l'hai trascinato non è andato bene. Ci mettono in pericolo quando portiamo le cose fuori dal tempo di Dio. E come passaggio biblico mi è venuto proprio la manna dal cielo. La manna dal cielo era un regalo che nutriva ognuno di loro nel tempo, un giorno. Un giorno potevano prendere e mangiare la manna, eccetto il sesto giorno che ne potevano raccogliere per due giorni. Se portavano fuori tempo la manna, se ne raccoglievano troppo perché volevano trascinarlo fino al giorno dopo, produceva vermi, non serviva più a nulla. Cioè quella cosa che prima era una benedizione, d'un tratto non ha più valore invece. Marciva e ti faceva male. E io voglio farti una domanda. Hai qualche cosa che sta marcendo nella tua vita ora che non ci dovrebbe essere? Perché ti voglio dire un'altra cosa. Ti puoi redimere. Io t'absolvo. No, è vero, ti puoi redimere. Tu puoi dire, io amo Dio perché quando non la becchiamo alla prima, magari alla seconda la prendiamo. E allora Dio ti sta parlando e ti sta dicendo smettila, stop, basta, è finito il tempo, lo devi lasciare andare, ok? Anche perché se no farà male a te. Deve cambiare la slide. No, anche perché voi ci pensate, perdiamo un sacco di tempo, tanto tempo. Sapete che quando io, questo era fuori programma, io sono battezzata, convertita da un po' di anni, non mi ricordo neanche quando, dal 2009, esatto, ma ho iniziato a conoscere Dio intorno all'anno 2000. Ci ho messo 9 anni. Perché? Perché io ero legata a ciò che ero io. Io ero legata a ciò che io credevo, ero legata a ciò che io volevo, ero legata a ciò che io desideravo, ero legata a ciò che io stavo costruendo, a ciò che io sognavo. E io ero una tostarella. Ancora lo sei. Grazie. In positivo. Non è che mi fermavo. Quando volevo una cosa andavo avanti come un treno. Non c'era niente che mi potesse tenere. E allora avevo deciso, nella mia ignoranza e presunzione, che quando ho iniziato ad ascoltare i vari predicatori, pastori di altre chiese, altre denominazioni, eccetera, avevo deciso che non mi convincevano, perché ero presuntuosa. Non mi convincevano, dicevano no, non va bene, no, questo non è ok. E ho iniziato, pensate voi la follia, ho iniziato a leggere la Bibbia non perché dovevo avvicinarmi a Dio e volevo la sua grazia, il suo amore, no, perché io dovevo contestare le cose che i pastori dicevano dal pulpito. Beh, perché era una chiesa un po' particolare. Sì, sì, certo, certo, perché no, io sto parlando qui, di me, sto parlando di me. Il senso è quanto tempo ho perso io cercando di avere ragione. Quanto tempo hai perso tu perché non hai voluto lasciare quella relazione? Quanto tempo hai perso tu perché non hai deciso di cambiare città? Io mi sono pentita amaramente di aver passato 9 anni a leggere la Bibbia perché volevo litigare. Se potessi tornare indietro, mi inginocchierei subito alla croce, perché ho perso un sacco di tempo. Niente. Però volevo dire una cosa. Era un inframmezzo. Io ho avuto svariate discepole nella mia vita, perché lei, oltre a essere una collega, è anche discepola.
Quando dicevo del tosto, è perché lei è proprio bella strong, ma non in senso negativo. Sai che io non ho mai visto, perché voi non la conoscete bene, però io che la conosco non ho mai visto un cuore così dolce, ve lo giuro, guarda, per lei si protegge molto. È vero, non lo sto dicendo per dire. Bene, non mi fare vergognare. Lo volevo dire, è giusto, è giusto. E poi andiamo avanti come due treni, grazie a Dio. Abbiamo tutte e due il turbo inserito e quindi funziona. Ok. Sì, eccolo. Settimo principio. Chi di voi ha letto il libro Abusata e guarita? Pochi, va bene, ok. Caspita, è un libro da leggere. Ok, lo trovate in libreria eventualmente. La persona che ha scritto Abusata e guarita vuole rimanere anonima. Ok. Quindi io vi parlerò di un pezzo della sua storia per farvi capire questo settimo principio. Il trauma ti fa perdere pezzi di te a cui devi dire addio. Questa persona, che è una persona... è una persona, diciamo, che si è dovuta tirare su dalle macerie della sua vita, è stata abusata, ha subito un abuso di gruppo in casa sua ed è stato molto difficile per lei riuscire a sopravvivere e poi a vivere. Ma la sua è una bella storia, perché è una storia di vittoria. Oggi lei vive, non sopravvive, vive. Affronta le cose, ha una famiglia, crede in Dio, serve Dio, ama Dio, scrive libri, viaggia, fa un sacco di belle cose. Quindi non vi voglio rattristare. La base intanto è che con Dio tutto è possibile. Amen? Amen. Ma nel processo che lei ha dovuto affrontare per uscire da un certo tipo di dolore, che era davvero, credetemi, molto profondo, lei, quando voi la sentite parlare, lei dice: io ce l'ho fatta perché sono ancora qua, ma so di aver perso un pezzo di me. A chi è capitato di vivere un evento traumatico che gli ha fatto perdere un pezzo di sé? La persona in questione dice sempre: io ho perso la gioia. In quel preciso momento in cui succedevano delle cose, io ho perso la gioia. Queste cose che sono accadute 9 anni fa, quindi ne è passata di acqua sotto i ponti, tanta. Ma la verità è che ancora lei cerca di recuperare dei pezzi di sé. Vi posso dire oggi che è tutto ok per questa persona? No, non è così. È ok al 90%, al 95%, ma c'è sempre qualcosina ancora che non è perfettamente ok. C'è qualcosa di male? No, non c'è niente di male. Anzi, l'importante è la consapevolezza. Sapete, la consapevolezza è quella che fa assolutamente la differenza nella nostra vita. Quando tu sei consapevole, non ti giri, non cammini nel mondo in preda alle emozioni e vivendo per reazione. Perché questo è quello che noi facciamo. Ci succede qualcosa e noi reagiamo invece di agire. Lo so che a dirlo è facile, poi applicarlo è complicato. Perché avere una reazione è una cosa di pancia. Vuol dire che tu sei guidato da un'emozione, che sia la rabbia, la tristezza, la solitudine. Invece, se tu impari ad agire, vuol dire che stai conoscendo te stesso e riesci a consapevolizzare i tuoi meccanismi interni, per cui riesci a non ferire anche le altre persone, a non ferire chi ti ama, a non mandarli via, a non scaricare la rabbia, la frustrazione. Vi è mai successo di avere a che fare con persone che voi volete volergli bene e sono inavvicinabili? Non è colpa vostra, è perché lì c'è molta confusione emotiva interna. Mi sono persa, sono andata avanti. La vite, Gioele 1,12. La vite è seccata, il fico inaridito, il melograno, la palma, il melo,
tutti gli alberi dei campi sono secchi, è inaridita la gioia tra i figli dell'uomo. Ciò che ha vissuto gioia è proprio questo, uno sterminio interno, tutto era secco e lei aveva perso la gioia. Gioia, a volte, è l'autrice del libro. Sì, Gioia è l'autrice del libro, Gioele è lui. Ancora un po' di confusione. Qui c'è Gioele. Appunto, sì. Ma la verità è che se noi riusciamo ad accettare delle cose, riusciamo a fare dei passi in avanti. Questo è il segreto. E invece spesso non vogliamo. Ottavo principio. Ed è l'ultimo. E abbiamo finito. L'accettazione è l'inizio della guarigione. Magari ce lo facciamo in simultaneo. L'accettazione è l'inizio della guarigione. Allora, io mi sono sposata, non mi ricordo quando, un po' di anni fa. E io e Sergio abbiamo deciso di avere dei bambini, perché io sono cresciuta in una famiglia del sud, e avevo voglia di avere tanti bambini, il mio sogno era averne 3. Quando ci siamo sposati ci siamo resi conto praticamente subito che non era possibile, quindi ho trascinato mio marito in un percorso di cura per l'infertilità in una clinica. All'epoca ero molto giovane, adesso un po' di meno. Quando siamo entrati con un sogno nel cuore, quello di diventare genitori. Mi hanno preso, ci hanno fatto un check-up e alla fine hanno stabilito che ero io ad avere un problema. Abbiamo fatto 5 anni, guardatemi. 5 anni. Sapete quanti sono 5 anni quando hai un sogno? Chi ha un sogno da 5 anni? Sono un'infinità. Un sogno che ogni mese veniva infranto. Ogni santo mese. Ma dato che io ero tostarella, trascinavo mio marito ogni mese alla clinica dell'infertilità. È stato un percorso molto doloroso, molto difficile. Finché un giorno, alla fine, la dottoressa, che ormai mi chiamava per nome, perché erano 5 anni che stavo lì dentro, mi chiama e mi dice, mentre io mi ricordo sul divano, un divano rosso di casa mia, che poi ho buttato dal balcone, ma questa è un'altra storia, con una borsa dell'acqua del ghiaccio da tenere sulla pancia, perché aspettavo il responso della dottoressa. La dottoressa mi chiama e mi dice: Anto, mi dispiace, anche questa volta non è andata bene. 5 anni. Era il mio ultimo tentativo. La dottoressa mi ha detto: mi dispiace, Anto, va bene così. Tu sei una donna sterile. Certificato, cartella clinica, non c'è più niente che noi possiamo fare. Bene, ci ho messo un attimo, poi mi sono alzata da quel divano e ho detto: Dio, ok, va bene, adesso però ci pensi tu. Cosa ho fatto in quel momento? Io ho accettato ciò che stava accadendo. E sappi che se tu riesci ad accettare una perdita, se tu riesci ad accettare una mancanza, se tu riesci ad accettare che le cose non sono andate come volevi tu, che il tuo sogno si è infranto, che tuo figlio non è arrivato, che quel lavoro non è riuscito, che quell'amica ti ha tradito, qualunque cosa di doloroso c'è stato nella tua vita, se tu riesci ad accettarlo, e guardatemi, quando dico accettare, io non dico per forza che dobbiamo ridere e scherzare, dico anche che ti puoi inginocchiare e dire: Dio, ok, io lo accetto, mi sforzo, al resto pensaci tu. E quello che è successo, per chi mi conosce, è questo. Matteo, Marco, Anna e Pietro. Perché dall'accettazione di un dolore, di un lutto, di una perdita, della solitudine, di tutto quello che vi è successo, si può rinascere. È così.
Tesorino, stai piangendo, sei commosso. Allora, prendete i vostri fogli, restate in un clima, non guardate il vostro telefono, non parlate al vostro vicino. Io chiederò di alzare un po' la musica e ascoltate bene questo esercizio. Sono due cose che faremo, uno da soli e poi ci sarà un momento che io vi interromperò e mi dispiace se siete a metà lettera, è così, non abbiamo tutto il giorno, e uno che faremo gli uni con gli altri, ok? Quindi poi tenete un orecchio. Vi è stato dato un foglio e una penna. Il titolo di questa cosa che andrete a scrivere è questo: voglio dirti addio, virgola. Ma veramente fatelo con tutto il cuore e scrivete questa lettera a chiunque, può essere una persona, una cosa, un lavoro, un sentimento, qualsiasi cosa alla quale è indirizzata il vostro addio, ma scrivetelo con la mano con cui di solito non scrivete, come dice Richard Cohen, perché la mano con la quale scrivete passa attraverso la ragione, mentre l'altra è molto più a contatto con le emozioni. Non importa se scriverete male, fatelo, seguitemi. Ok. Puoi alzare un po' la musica? Davvero fatelo ascoltando la vostra parte bambina. A chi devi dire addio oggi? E adesso la parte più importante. Se non avete finito di scrivere, potete continuare a casa. Io vorrei che ci alzassimo in preghiera. Vai, esci dal tuo posto e vai, guardati in giro e cerca la persona, non che è qua, ma che può rappresentare o ti ricorda in qualche modo la cosa o la persona alla quale tu hai scritto addio, e vai, dagli un ultimo abbraccio. Dio a volte ci impresta persone, come ci permette di sostituire per un attimo, come se fosse tua mamma, come se fosse tuo padre, non lo è, ma come se fosse un amico, un amico, può rappresentare un lavoro, un animale, qualsiasi cosa. Questa canzone. E vai e abbraccia la persona e pregate gli uni per gli altri e di alla persona che è quella alla quale stai dicendo addio, se quello che gli vorresti dire, magari ci sono quelle parole che non hai potuto dire, dille oggi, tirale fuori dal tuo sistema. Amen. Non voglio vedere nessuno da solo. Puoi anche farlo con la persona accanto a te, però io vi consiglio di uscire dalle vostre sedie e di guardare. Vai proprio, magari qualcuno ti ricorda, proprio quella persona. Non ti accontentare. Adesso alziamo la musica così potete. Adesso sono solo. Fatelo col cuore. Fatevi consolare da Dio. E vai a consolare da parte di Dio. Non siate timidi. Davvero, credetemi, se mi seguite avrete beneficio. Non siate fermi, non state fermi. Perché adesso sono solo. Vai a dare un ultimo abbraccio, un'ultima preghiera, ultime parole.
Signore Dio, vogliamo ringraziarti e benedirti e vogliamo chiedere il tuo balsamo di guarigione, il tuo balsamo di cura, di pace, di gioia in ogni cuore che ha dovuto dire addio. E voglio dirti una cosa: la fine di una cosa è sempre un nuovo inizio di un'altra. Questa canzone è per tutti coloro. E noi vogliamo chiamare Dio, non solo la consolazione per la cosa finita o la persona, ma anche il nuovo inizio da parte tua, una nuova epoca storica, un nuovo inizio, una nuova direzione, nuove persone, nuovi posti. Amen. Dio, noi chiamiamo una pace sovrannaturale su ognuno di noi qui stamani. Noi con fede, Padre, con fede, ti chiediamo un intervento in questo momento nel nome di Gesù. Qualcosa di forte e diretto per il cuore di ognuno delle persone che è qui, che è venuto a chiudere una parentesi della propria vita. Tu sei un Dio buono, sei un Dio misericordioso, sei un Dio fedele, Padre. E grazie per la tua presenza e per la tua consolazione. Nel nome di Gesù. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.